anzi sono due casi diversi, perché uno, questo a sinistra, si è verificato l'8 mattina e quello a destra il 9 sera, c'hanno, mi sembra, 18 ore di differenza. Uno è un caso notturno, l'altro è un caso diurno, che mostrano tutti e due un essere di piccola statura, in questo caso scafandrato, uscito da un oggetto simile. Quindi vedete che questi due episodi, che voi vedete qui, agli atti ufficiali dei rapporti dell'aeronautica, parlano, come vedete, di umanoide, altezza 130 cm. Valutazione dobbiamo dare in questi casi ufficiali. Poi c'è il caso di Caronia, tutti sanno degli episodi che sono occorsi in questo paesino della Sicilia negli ultimi anni e che oggi sono stati di fatto archiviati perché la magistratura, nonostante che siano stati registrati in questo caso ufficialmente dalle autorità della Protezione Civile Siciliana UFO e oggetti sommersi non identificati come se piovesse, ha archiviato il tutto dicendo che probabilmente dietro questi fenomeni c'era una qualche ignota mano umana, ignota, e che di conseguenza, vabbè, contro ignoti non si può procedere, quindi il caso va archiviato. Magnifico modo per archiviare borbonicamente il tutto. E il generale Olivero, si chiama così, venne tranquillamente a fornire i dati dell'aeronautica militare, anche perché eravamo in un altro paese. E invitati da un altro paese non si può dire di certo. Vedete quindi che i problemi, diciamo, sono parecchi. Questo è l'onorevole Regge, eletto nelle liste del PCI, che addirittura provò a fare un'iniziativa parlamentare presso il Parlamento europeo nel 1994. Questo è l'onorevole Nello Musumeci, che tentò di fare la stessa cosa, lui era di Alleanza Nazionale, sempre al Parlamento europeo, senza particolari reazioni. E addirittura l'eurodeputato Borghezio, quando ci fu 2 o 3 anni fa il fatto che giustamente parecchi paesi europei avevano aperto i loro archivi ufficiali sull'UFO, disse: bene, ma allora facciamo in maniera, lui era un onorevole al Parlamento di Bruxelles, facciamo in maniera che tutti i paesi membri della comunità aprano i loro archivi. Richiesta assolutamente legittima. Andiamo